had to sterilize. We had to sterilize. We had to sterilize. We had to sterilize. We had to sterilize the population. We had to sterilize the population. We had to sterilize the population. We had to sterilize the population.
benvenuti. Un po' in ritardo questa sera, ma ci siamo sempre, Buona domenica sera, sempre con la pioggia qui davanti che ci fa compagnia. E insieme a noi abbiamo un altro ospite, un grande ospite anche questa sera, che farci compagnia. Ci veniamo a trovare il nostro amico DJ storico. Grazie per lo storico. Vincenzo Viceversa, eccolo qua per voi. Benvenuto. Grazie a voi, Vincenzo, per questa opportunità in questo posto fantastico, immerso nell'oceano Pacifico. Un ottimo paesaggio. Mi sembra di stare a Londra praticamente, perché piove ininterrottamente da questa mattina. Un po' di squali, un po' di... Tutto bene, il locale è molto carino e questo studio è un'ottima idea, devo dire. Mi piace, da quando molto. Sei entrato questa sera che fai complimenti, diciamo, bella idea, ma sinceri, perché poi dei complimenti li faccio sempre pochi, quindi però questa è un'ottima idea, anche se piove, anzi proprio meglio. Perché più a Terni, diciamo, come situazioni innovative ultimamente non è che ce ne sono chissà quante. Non mi esprimo, però questa è un'ottima idea. Continuate così che c'è secondo me una buona possibilità di fare delle cose interessanti dentro e fuori. Perfetto, grazie al nome del proprietario, questo uno è il direttore. Simone. E niente, come tutte le domeniche, diciamo, facciamo un po' la storia dei nostri ospiti, sia a livello musicale che artisti, diciamo, dagli inizi fino ai giorni d'oggi. Raccontiamo un po' quello che hanno fatto, stanno facendo, che faranno, diciamo, una chiacchierata insieme a un po' di musica scelta sempre da chi viene qua a trovarci. Sentiamo dopo anche la selezione che ha scelto Vincenzo per noi. Teniamo innanzitutto in sottofondo, ho iniziato con delle produzioni di Clark, cose electro anni 80, interessanti. Perché, cavolo, ho iniziato a mettere dischi. Mettere dischi, perché io dico sempre fa DJ, un termine, ma suonare non si dice. Nemmeno DJ è molto impegnativo, ultimamente. Per fare il DJ bisogna avere tante caratteristiche, no? Bisogna saper ballare, saper utilizzare la tecnologia di ultima generazione, fare i balletti, saper scaricare le tracce, cose che onestamente non so fare nessuno di queste quattro cose. Ho iniziato mettendo dischi nei locali e al tempo, quando iniziai, ormai primi anni 80, era esattamente il contrario di adesso, cioè il fatto che uno possedesse dei dischi, i titolari dei negozi, dei locali ti cercavano, perché in realtà era merce rara, sia chi era disponibile nel lavorare di notte, soprattutto se aveva una discografia di proprietà. E questo già quando ero giovanissimo mi diede l'opportunità, grazie all'amore per la musica, di iniziare a girare per i locali, perché diciamo veramente che il DJ non lo voleva fare nessuno. Diciamo infatti che all'inizio era il lavoro un po' da come adesso, struttura di non fa nessuno adesso, pesante. I miei anche compagni, insomma, di studi sia dell'Accademia, anche del liceo, dell'istituto d'arte, mi dicevo fa il DJ, cioè, era una cosa talmente anomala che non era difficile anche da spiegare, innanzitutto per il fatto che bisogna stare in giro di notte, che lavoro è, non è nulla, no? Invece poi era il periodo anche delle radio private, perché poi io inizialmente partì attraverso le radio private, no? Pomeriggio e anche la notte, Radio Foligno 1, Radio Perugia 1, altre esperienze poi dopo che mi servirono successivamente per approdare anche se sporadicamente con Radio Italia Network negli anni 90, poi successivamente con Radio Subi, con cui ho collaborato per più di 10 anni. Adesso sto parlando così a ruota di bene. Siamo al bar. Hai avuto già belle esperienze, diciamo, a livello radio. Sì, quello era un appassionato. Cioè, perché il periodo delle radio libere è un po' come questo, infatti mi ricorda, no? I primi tempi. Non arriva, puoi fare ciò che vuoi, dire ciò che vuoi, cosa che poi nelle radio mainstream, per me è tutto mainstream, è tecnicamente impossibile, sia passare una cosa che non sperimentale, nuova, non accreditata nei circuiti SIAE o quant'altro, certo, per le normative attuali, ma soprattutto non puoi parlare. Questa è una bella cosa, in cui tutti dicono di essere sociali, ma quando poi non parla più nessuno vero, vuole più ascoltare. Ma ascoltiamo anche qualche altro pezzo. Allora, siamo partiti dagli anni 80, okay. Voglio far ascoltare una cosa
prodotta a Firenze dai Pankow, una cosa del 1985, attualissima. Storia, ragazzi, ascoltate e ballate. Simona Salucci, ciao, che ci Simone. Dice bravi, ciao, saluta Simone. Anche Igor, con nostro Vincenzo viceversa qua, grande, con gli occhiali, con gli occhiali, grazie Simo. Ritorniamo in diretta con il nostro Vincenzo viceversa, che ci racconta? Questo era un brano di Pankow, che era un gruppo che faceva electro industrial nei primi anni 80, dal 82, questo è un brano dell'85, mi sembra Sickness, che era il remix. E questa musica qua la proponevo in un posto fantastico, si chiamava Suburbia, era un club che faceva parte del circuito O New Sound e che raggruppava i cinque locali che proponevano musica alternativa in quegli anni. C'era l'Aleph, che poi divenne Ethos e poi Ecos, che tutti conoscono, Riccione, da quelle parti. Poi c'era il Big Club a Torino, c'era il Tenax, di quel circuito ancora è principe, nel senso è l'unico club che ormai è rimasto, è continuato per più di 40 anni in maniera continuativa a proporre cose d'avanguardia, ingrandendosi in assoluto. Poi c'era il One Club a Roma, era un club che aprì nel 1980 e chiuse nell'86, il Suburbia, no? E seguì tutta la scena post-punk. Io iniziai lì a esibirmi, diciamo, di fronte a un pubblico giovanissimo quando avevo 18 anni, nell'83. L'altro ieri? Sì, nell'83. E comunque mettevo questa musica industrial, post-punk, elettronica, che poi è la radice poi di tutta la musica elettronica, sia europea ma anche americana, che nella fine degli anni 80 poi prese piede fino ad arrivare ad oggi. In realtà c'è una linea di continuità che non si è mai interrotta. È un po' a me ha staccato. Diciamo che l'inizio un po' anche della tecno. Sì, esattamente, perché se ascoltiamo questo brano attentamente, in realtà, al di là delle urla del cantante che era di origine tedesca, poi in realtà era cassa, un bass line elettronico e poco altro, che poi era l'essenza della musica. Sì. E questa era una musica che in quegli anni era estrema, di nicchia, che compravamo veramente in 20 persone in Italia. E però, poi si è di fortuna c'erano questi locali, diciamo, che permettevano. Fortuna, eravamo sì, pochissimi. Scusa se ti disturbo, c'è cioè, sì. Boh, due saluti, Moreno Ballanti e ciao Vice. Ciao Moreno e il Baila, poi arriviamo anche a noi, caro Moreno. Abbiamo invitato anche Moreno e Roberta Inella.
Ah, Roberto. Grande Roberto. Roberto. Roberto Enello, sì, Roberto Enello. E poi dopo arriva Eusebio Belli. Ah, ciao Eusebio. Ci siamo tutti. Dice sindaco subito. Aspettiamo qui Eusebio anche a te. Bene, un posto bellissimo, venite, che dà veramente gusto stare qui. Scusa, ti ho interrotto. No, ma figurati. Continuiamo? Sì, l'altro pezzo e poi continuiamo allora, la storia. Mettiamo, mettiamo una cosa nostra, diciamo. A proposito di Moreno, questo la dedico, perché questo è una compilation che abbiamo realizzato qualche anno fa, nel 2011, con il marchio Tech Robot, di cui Moreno era praticamente la voce, perché diciamo con questo Moreno, logo Moreno, abbiamo... Moreno Ballanti, vocalist storico anche del nostro gruppo. Della sala Tecno del Rezon, con cui fondammo poi nella metà degli anni 90 questo marchio, che è ancora in auge, e anche se poi le apparizioni ormai sono talmente limitate le nostre. Ibiza 2011, iniziamo con un brano creato con Moco, Gli Assassini. Ballanti ti ha mandato un cuore. Oh, mi fa molto piacere anche se non è il non, mio tipo. Non è il tuo tipo, non te ne passare. E poi Carlo Toto ti manda una storica super track che sentiremo, perché adesso no, è impossibile. Aspetta, un altro saluto. Cavaliere Carlo, un saluto a te. Questo saluto di Antonio Orso. Bene, e... l'avvocato. Sì, è una voce amica. Ciao Antonio! Antonio, sì. Ogni volta che parlo con Antonio per telefono, lo chiamo, lui mi chiama e esordisco così. Antonio, una voce amica. Pure fai di Antonio, fa gallo. No, una voce amica. Scrive che potresti scrivere proprio un libro sul mondo dei club. Ultimamente, c'è ragione proprio in tutti. Ultimamente mi stanno storicizzando troppo, detto così, tra interviste. Un paio di film, due o tre cose sui libri, boh, comincio a preoccuparmi. Preferirei essere più presente nei locali, magari, piuttosto che storicizzare. Comunque, questo brano qui fu realizzato insieme a Moco per questa compilation di Tech Robots. Era una cover di una cover. In realtà, questo brano fu scritto nel 79 da David Bowie. Era ispirato e dedicato alla setta degli Yashashin, degli assassini, e poi fu ripreso dal primo singolo dei famosissimi, poi successivamente la T-Liebach, List Fiba, prodotta a Firenze. Poi decisi io di fare questa cover, che è andata anche bene, molti DJ l'hanno suonato. Perfetto,
stasera ci fa anche la storia veramente della musica elettro. Ma la storia della musica elettro comunque sia, potrebbe essere anche noiosa. Potrebbe essere anche noiosa. Sai, perché hai fatto anche un sacco di produzioni. Ma un sacco no, ne ho fatte alcune, poche, come dice qualche mio amico Centellinate, sì, però alla fine sono rimaste abbastanza. Tra l'altro ultimamente hanno pubblicato un mio brano su una triplice raccolta che neanche me ne sono accorto, perché un po' di amici mi chiamavano e mi chiedevano di questo Sweet Pieces, mi chiedevano se avevo ancora delle copie a casa. Fatto nel 91, forse ce n'ho qualcuno. Nella settimana 3 mi hanno telefonato chiedendomi, così al termine della telefonata, prima i saluti, come stai, come fai, poi questa copia. Poi ho scoperto che è un brano che è stato ripubblicato con successo su una compilation Welcome in Paradise 3. Ecco, e nessuno mi ha mai neanche mandato la copia della compilazione. Un ringraziamento, grazie. Il brano, ma vabbè, funziona così adesso nel mondo della globalizzazione. Sappiamo se c'è un altro pezzo in preparazione. Ci proviamo, vai. Ce l'abbiamo un altro disco? Sì, mettiamo un disco di un DJ, insomma, molto importante, Kevin Saunderson. Questo è un brano pubblicato nel 95. Parte, sì, cioè si è partita. Arriva. Welcome. My name is Minx. Let's take a trip. A trip not in body, but in spirit. Where transmissions from deep space come from within. Electromagnetic waves oscillating subatomic particles, carrying messages from the vast beyond. Receptive to the will of the dominatrix of techno love. Prepare to be whipped into submission by the lashes of pleasure emanating from my psychic vibe. It's for your own good. It's to prepare you for your journey. Your time has come. Ascension. Transformation, transition, teleportation to the realm of bliss. Awestruck by the aura cast from the crystal mountain reflecting the amber lake. You'll be skyrocketed through the craters of your mind. You're in deep space. This is The Mix by Kevin Masterese Saunderson. Che vabbè, questa era una traccia che si metteva prima delle partenze in astronave, vero Moreno? Questo diciamo, anche prima che il pilota salisse a lanciare i comandi, c'erano cose del genere. Che faceva proprio, dopo. Anzi, dopo sceglieremo un brano per, diciamo, ricordare quegli anni lì. La felicità di tutti. Era bello telefonare a Moreno e farlo entrare su questo pezzo via telefono. Abbiamo un telefono. Ci ho pensato adesso, ormai un po' difficile, però come idea possibilmente si può. Come in tutti questi non abbiamo un telefono tra telecamere, computer. Non c'è un telefono. Siamo in diretta. Ecco, quindi non c'è un telefono. Neanche quello fisso, nulla. Questa è un'altra cosa creata con Moco, sempre per la compilation ai Tech Robots. Si chiama Europe, il sottotitolo, poi non abbiamo messo la voce, ma in realtà il sottotitolo era The Sound of Crisis, quindi era molto attuale, visto comunque anche i tempi.
poi dopo alla fine non l'abbiamo mixata la voce, abbiamo mandato in stampa solo la traccia base, anche perché poi dovevo cantare io e autotune non c'era, quindi abbiamo preferito non inserirla. Ci ho provato, ma evitiamo. I primi dischi che facevi a livello di produzione, com'era lavorare? C'erano studi, cioè, ma non era studi tutto di oggi, sì, diciamo, no, ma era tutto differente. Innanzitutto occorreva avere a disposizione, anche se è brutto dirlo, avere a disposizione, avere la fortuna di conoscere qualche musicista che era disposto a sopportare le nostre follie. Cioè, nella fine degli anni 80, musicista magari da conservatorio, con una preparazione classica, appunto, che doveva sopportare chiunque di noi che all'inizio voleva sperimentare house music o techno, nel tentare di riprodurre certe sonorità, comunque erano più gli sbuffi, le cose, solo l'unica cosa, erano pagati profumatamente, quindi ci sopportavano molto bene. E quindi si creava prima la traccia, poi si lavorava di campionatore, poi si tentavano di fare degli accordi in linea un po' con queste cose che andavano, però ripeto, non erano la testa dei musicisti, quindi era molto faticoso questa sinergia, perché comunque non era un genere diffuso, parlo della fine degli anni 80, i primi anni 90, 91, 92. Dopodiché, quando questo genere di musica tra house, techno, chiamatela come vuoi, comunque elettronica alternativa, prese piede, fu diffuso più pubblicamente, quindi entrò un po' in testa anche dei compositori. Comunque le tempistiche erano più lunghe, perché bisognava creare le basi, poi fare l'editing, si lavorava ancora con più tracce, col mixer, quello da banco, da concerto. Era molto più pesante, diciamo, sì, la struttura. Sì, ci volevano molte ore, diciamo, per arrivare a un prodotto decente. L'unica cosa buona era che l'industria discografica, cioè quella che stampava migliaia e migliaia di copie di dischi, era attiva, perché in Italia c'erano etichette che venivano dal successo importante della Italo Disco, e volevano affacciarsi su questo nuovo mercato, perché comunque l'Italo Disco stava spegnendo, era già morto da qualche anno, quindi erano disposti a pubblicare anche cose sperimentali. Alcune andavano benissimo e alcune erano flop, ma flop in quegli anni era, voleva dire vendere 1000 copie, 1000-2000 copie, vendere l'oggetto, il disco. Quindi dovevi fare il master, fare la grafica, andare a Milano, a Modena o a Bologna, dove c'erano, o a Roma, dove c'erano le case discografiche, fare ascoltare il provino, fare il contratto, fare la pubblicazione, cioè tra l'idea, il concepimento, la realizzazione del master e la distribuzione potevano passare tra i 6 e i 9 mesi, cioè c'erano dei tempi lunghi, non era così istantaneo come ora che un brano la sera lo metti online. Quindi più o meno queste erano un po' le tempistiche, dico tra i 3 e i 9 mesi, però non erano veloci. Poi successivamente la macchina si velocizzò, però i primi prodotti discografici era tutto più lento e anche perché fine anni 80, inizio 90, poi dopo si accelerò fino poi a evaporare, perché in realtà il mercato più di 10 anni è completamente scomparso. Anche Sapro, tanti esperti. Noi parlo del prodotto discografico, proprio del disco anche fisico, se adesso sta ritornando, ma le copie che stampano e che ritengono un successo di vendita sono 300 copie, che al tempo, se non sbaglio, i promo che si regalavano oscillavano tra le 50 e le 100 copie per far conoscere il brano in giro. Quindi adesso una tiratura massima buona è di 300 copie, 500 è un successone, 1000 è un miracolo. Sono cambiati i numeri, è cambiato tutto. Più o meno dicono che c'è il ritorno, però non ci saranno mai questi grandi numeri. È tutto digitale, purtroppo. Poi è la tecnologia, possiamo farci niente. Comunque sia, dai, per gli appassionati di vinile c'è sempre, diciamo, il mercato. No, c'è, no, quello sta ritornando. Suonare vinile, c'è. Cioè, certo, non trovi il proprietario che ti chiama a fare la serata in vinile, la sera. Questo invece che è entrato adesso, sempre dalla compilation, un brano composto da Andrea Maffei, questo The Snow, che non era di Andrea Maffei. Anche Andrea dovresti invitare, è un bel personaggio. Ma noi detto, a giro cercheremo di invitare un po' tutto. Non so se verrà volentieri a Terni per questione calcistica. No? Ah, Ferruccia Bernardo. Dentro cerchiamo di far entrare solo la musica, perché no, la gente nemmeno si avvicina. Il calcio.
Ma io l'ultima volta sono... No, io sono rimasto a Paolo Rossi, che poi ho scoperto che gli hanno fatto una mostra questi giorni a Perugia. Dico, ah, ma ancora gioca, no? Lei visto se ce l'ha, dico, allora sta giocando. No, dice, guarda che non funziona così, ha smesso da un pezzo. Questo è molto bello, questo di Andrea. Facciamolo sentire un pochino. Sì, sì, questo. Questo ricorda le sonorità, appunto, anni 90, Techno Trance. Vedo una cosa, che ti hanno scritto un poema. Ah, yeah. Allora, senti bene, Vince, allora, Carlo Toto. Ecco. Allora, veramente eravamo noi a sopportare quelli del conservatorio, caro Vincenzo. Ho invitato i miei contatti sulla pagina, bella iniziativa che state portando avanti. Sarebbe carino mettere una... mettere una console con i 1200 ed inserire qualche 17 con i vinili ed ospita di rotazione. Arriverà anche quello. Adesso lo dirò, lancio un messaggio a metà del giugno. Mettetevi in fila perché rispondo a, sì, a sì. Toto. Ah, sì, come no. Allora, caro Carlo Toto, che vedo che stai seguendo molto attentamente la trasmissione, e rispondo, sì, in effetti io per diplomazia ho detto che i musicisti da conservatorio avevano pazienza con noi, ma in realtà era esattamente il contrario, però bisognava sopportare la situazione, perché sennò non sarebbe uscito niente di decente, seppur pagato. Comunque ti annuncio che prossimamente questo studio sarà ampliato, anche perché siamo in tre veramente stretti, abbiamo un metro e mezzo quadro circa. Sì, è fresco, infatti siamo proprio nonostante i temporali qui sembra di stare a Sharm el Sheikh. E prossimamente sarà tutto allargato anche per i piatti, per un progetto anche di spazio esterno e di filo diffusione maggiorata della trasmissione all'interno del bar, che è qui alle spalle, è veramente molto carino. Sperando, quindi, che il tempo ci assiste, perché quest'anno è matto. Confidiamo nel buon, nel bel tempo. Nel bel tempo. Grazie Carlo. Andiamo con qualcos'altro. Lasciamo Andrea Maffei e The Snow. Mettiamo una cosa di DJL di Monaco. DJL con la sua etichetta Gigolo è stato uno dei miei preferiti e favoriti negli anni 90, anche perché contaminava sia elettronica moderna per l'epoca, con delle ispirazioni e collaborazioni con artisti importanti della scena elettronica anni 80 e BM nord europea, quindi era una cosa che mi piaceva. Questo tipo di etichette di produzione in Italia non ha avuto mai un gran successo, era veramente di nicchia, però l'ho sempre proposto. Bel pezzo, questo sembra che assomiglia a quelli dei rap che si facevano su al nord Europa. Quello di Monaco. Anche... L'ispirazione è quella. In Italia credo che sia esibito pochissimo, se non mai. Credo pochissimo. Mi sa una o due volte. Sì. L'Italia è più difficile. No, perché poi in realtà appunto la scena questa elettronica anni 80 era veramente di nicchia. Mentre sia in Germania, in Olanda o anche in Inghilterra fanno dei festival tuttora, sì, molto importanti, con grandi numeri, dedicata sia alle band dell'epoca sia anche ai gruppi che poi successivamente hanno sviluppato questo sound, principalmente in Germania, però hanno avuto sempre questa, la patria era stata questa. Da noi abbiamo, da noi in Italia c'è Firenze che, ripeto, permane, che mantiene un po' questa linea. A proposito di Firenze, annuncio che in concomitanza di Firenze Rocks, il festival di metà giugno, stiamo organizzando con l'associazione di Perugia La Start una mostra delle foto dei Cure in contemporanea, in concerto, che si chiama The Cure Exhibition. La realizzeremo all'interno dello Student Hotel, che è un bellissimo edificio, una galleria d'arte enorme praticamente,
che ospita studenti internazionali, e il sabato 15 io e Fofo, DJ storico del Suburbia, Norma, Lagugnana eccetera, faremo insieme una serata che si chiamerà Suburbia, appunto dedicata a quelle sonorità lì all'interno della mostra di Chiodo. Bella, bella situazione. Il giorno prima del concerto. Bella iniziativa. Mi ero dimenticato, sarà l'età, bella, adesso l'ho annunciato. Bella iniziativa, sì. Visto che qui dalle nostre parti insomma abbiamo un po' di difficoltà sì, ultimamente noi, a fare cose innovative. Tu che è tutto un problema qui da noi. Non si dice. Andrà meglio. Perché ancora si perde le mostre d'arte. Dopo gli exit poll di questa sera andrà meglio. Non parliamo di questo. Parliamo di musica. Senti Vincenzo, ci passi un attimo un pezzo house commerciale anni 90? Ah, house commerciale non ce l'ho. House Oclessile, quello lì. Ah, sì. No, sì, sta sempre tutto acceso. Sì. Siamo sempre in diretta. The House of God, però bisogna caricarlo dai vostri sistemi infernali. Non ce l'ho dietro, ce l'ho su vinile quello. No. Lo che stiamo dicendo, appunto, da dedicare alla sala Space, quindi in primis a Moreno e Andrea Romani, The House of God, che adesso questi database infernali. A 5G, no, speriamo di no, ancora. Lui? The House of God, sì. Sì, quello lì. Vediamo un po'. Sì, vediamo se è lui. È il secondo. No, è il primo. No, però si sta. Ah, sì, il secondo, perfetto. Sì, c'è la copertina che ricordo con la chiesetta. E quella lì. Ok, vai, ascoltiamo. Bene, questo era un classico dei classici, a partire dai rave illegali della fine degli anni 80, che poi ce lo siamo portati indietro fino sinora. Questa è un'altra versione, questa è l'edit, questa si chiama addirittura, questa la dedichiamo a Carlo Toto, questa versione di House of God si chiama Satan Sacrificial Terror Edit. Veramente volevo qualcosa di un po' più celestiale, ma invece è spuntata questa. Ai, questa di qui. Vabbè, poi c'è pure Satan. Va di retro. Sta pure il diavolo che sta qui. Appunto. E pure quella stessa. Sì, no, togliamola e mettiamo l'altra. Dai, questa l'altra. Non mi... Dai, devi mandare dietro. Come si chiama questo database importante? Si chiama? non l'ho mai letto. Infatti era quello che dicevo. E vai, regia. Un po' rilento questa sera. Questa è piove. Ecco, sarà qua. L'umidità. Andiamo. Siamo presa? Official video. Oh, questo ci I tell you that it is so important to talk about. Esattamente. Ecco, questa è l'originale. È lei. Power of God. Qui a Radio Che Balla, il 26 maggio 2019. Vincenzo viceversa. Grazie ancora di trovarci. Siamo un po' stretti, ma la prossima volta speriamo di allargarci. Abbassa un pochetto il mic che apriamo un po' la prima porta. Con DJ Riccardo Tolomei e Carlo Quondam si va questa domenica notte. Isn't that powerful? Now let me tell you something. We're still beautifying God's house. I need 100 people to write me this week. I am excited to fall in love with doing something for the house of God. The house of God. The house of God.
And when you send something for God's house, God's gonna put a miracle in your house. Siamo ritornati. Allora Vincenzo, mettici una bella base. Comunque non era male il video, anche divertente, The House of God. Mettici una bella base sotto. Allora, continuiamo sulla scia di Tech Robot, a questo punto citiamo tutti, e caro Marco Cucchia, grande con questo Marco brano Cucchia, che si chiamava Experiment, sempre dalla compilation del 2011 High Tech Robot. Amico Vincenzo Viceversa, dopo tutta questa acqua, esatto, sono arrivato con l'ombrello. Senti Vincenzo, che ne pensi tra il passato e il presente? Valgo della facoltà di non rispondere. Okay, è concessa. Avvocato, se c'è ancora il mio amico Antonio Urso, una voce amica, che mi consiglia, avvocato, posso rispondere? Ok, allora posso rispondere. È cambiato tutto, anche perché è normale che cambia tutto. Qualsiasi attività ha un inizio, un apice, una fine. I cicli musicali nel passato, come ne ricordo, ci sono sempre stati, anzi più veloci, perché poi fondamentalmente noi stiamo ascoltando musica in realtà di 30 anni fa, di 20 anni fa, di 20 anni fa. Ed è impensabile che insomma possa continuare ad eternum questa linea musicale, che possa piacere a tutti, anche a grandi massi. In Italia poi non ne parliamo, perché la scena dei club è stata destinata alla chiusura per una serie molteplice di problemi. Alla fine degli anni 80, inizio 90, tutto il movimento rave collegato a questa visione alternativa della musica fu in Italia pescata e canalizzata all'interno delle grandi discoteche che erano state costruite a seguito della febbre del sabato sera, quindi erano delle industrie del divertimento che anche in quella fase lì
avevano una forte crisi, sto parlando della seconda metà degli anni 80. Con il nuovo fenomeno che arrivò oltre Manica, oltre Oceano, sulla techno, canalizzano tutte queste energie per rifare business. E questa cosa anzi è durata per molti, molti anni, se non decenni, e i vecchi imprenditori non ci sono più, non ne sono nati nuovi, anche perché le normative sono talmente complesse per gestire grandi numeri oggi che è tecnicamente impossibile per il mercato italiano. Con la cultura poi del gratis, del possiamo fare tutto a nulla, il cioè, cliente diciamo abituato a pagare sempre meno, addirittura a nulla, e pretende sempre grandi, grandi siamo cose. Siamo negli anni 90, sono stati proprio il top, diciamo, dei locali, dei grandi locali. Sì, vabbè, ho girato... Tutti pieni, sia a livello commerciale, tendenza, era a ballare dal lunedì alla domenica, volendo. Perché era proprio la cultura del ballo e del divertimento, della musica era, pure. La forma del divertimento principalmente era quello. Adesso... noto una cosa che dico sempre, non si dice più andiamo a ballare, perché non lo sento più, nessuno dice dove andiamo a ballare questa sera, indipendentemente dal genere, nessuno lo dice più. Si dice chi c'è stasera lì, cosa c'è o chi c'è. Infatti arrivano e fotografano, non è che ballano. Quindi se c'è uno che hanno già visto, già non gli interessa più, perché già l'hanno fotografato o l'hanno già visto. E quindi anche no, la ciclicità degli ospiti nei locali si è persa, perché quando l'hanno visto una volta, ripeto, poi è finita la sorpresa. La forza degli anni 90 dei club era proprio che ognuno aveva il club di riferimento sia per la musica, sia per l'organizzazione, sia per il ogni suo genere. Andavi lì. Era nato anche tutto spontaneamente, perché al di là dei grandi e bravi imprenditori che investivano sulla notte, poi in realtà tutti i professionisti, utilizziamo questo termine, che emersero in quegli anni furono, diciamo, figure spontanee che per capacità e bravura si imposero, perché lì era nato tutto in maniera quasi semplice, facile. Adesso nonostante vedo progetti, programmazione, non funziona più, perché comunque il mood la mente delle persone è proiettata verso altre cose. I giovanissimi questo tipo di sonorità la escludono dai loro ascolti, anche perché poi dagli iPhone, dal web o da altri sistemi anche giro in continuazione o a piedi, no? Quando con attenzione i ragazzini dai loro telefoni che fanno hanno trap, cose lente, a me piace la trap, piace perché la ritengo interessante, non deve essere sottovalutata, perché è un segno dei tempi, perché rappresenta la cultura contemporanea, i ragazzini nascono con queste sonorità. Il problema della trap non è nemmeno la i contenuti, sei mai stato al parco o in giro e ascolti i discorsi, i ragionamenti e quello che dicono i ragazzini e gli adolescenti? Rispecchiano perfettamente i contenuti della trap, o la trap rispecchia esattamente i contenuti dei dialoghi dei ragazzi. Cioè, quindi io non la sto difendendo, sto dicendo che è una cosa interessante. Così come per il punk che era criticato in quegli anni, o tutte le mode estreme, in realtà gli adulti, ormai sono adulto, ho i figli, non posso vederlo di buon occhio, però con la stessa disattenzione o poco amore che i nostri genitori avevano nelle tendenze che seguivamo noi. Perché non vedo differenza così di shock, no? Guardando uno Sfera Ebbasta in faccia o gli altri che non mi ricordo come si chiamano, con i tatuaggi, però non dimentico che i cantanti punk negli anni, fine anni 70, io ero bambino o poco di più, avevano le spille da balia bucate in faccia, i capelli tutti colorati, i jeans. I testi non erano così. Comunque le parolacce, le ingiurie, i riferimenti alle droghe c'erano, e adesso è molto più snello, perché comunque la società comporta questo. Prima era poco evidente, adesso è troppo. E questo fa parte di questo. Se con attenzione addrizzi le orecchie, come si dice dalle parti mie, e ascolti quello che dicono quelli che uno può reputare bambini cresciuti, ripeto, è quello che poi si sente. Però è anche l'educazione. Prima educazione, se io andavo a casa e dicevo una parolaccia, ci pigliavo mille schiaffoni. Adesso amore mio, no, bravo. Adesso vanno a casa e non trovano nessuno, non hanno neanche i figli da due schiaffoni. È cambiato tutto.
però ripeto, io l'ascolto con attenzione. Mi piacciono anche a me, sonorità sono meglio. Io l'ascolto con attenzione. Il pop mi è piaciuto sempre, tutte le derivazioni mi sono piaciute così. Però, l'ascolto perché poi tra l'altro c'è Prince Charles, il produttore anche dei Gali, che fa delle basi eccezionali, sì, secondo me. Sì. Tolti i testi, tolte la voce, le basi sono fatte veramente bene. Detto questo, diranno, viceversa mi piace la trap. Adesso è un po' più complesso. Viceversa, annunciamo. Bisogna ascoltare tutto. Poi la sentita Antonio lo fai tu. No, ma in questi discorsi con lui li faccio a lungo. Faccio a lungo. Ma chi è appassionato alla musica, comunque sì, è bello anche da incontrarti. Sì, una le musiche tutte belle, le musiche sono ascolti, belle. Poi questi artisti che abbiamo citato, Sfera Ebbasta, in carità non esprimo commenti. Vocali, cioè, comunque fanno supporti fisici, poi se ci sono gli altri che vengono definiti youtuber che poi non fanno nulla di fisico, certo, che hanno milioni di visualizzazioni, grandi potenze di comunicazione sugli adolescenti, anche di formazione mentale, no? Che impattano il modo di ragionare e di parlare. E non se non abbiamo il circuito degli adolescenti, non sappiamo neanche i loro nomi, no? Cioè questo nuovo underground in realtà passa attraverso YouTube, attraverso i telefoni. Ai tempi miei passava attraverso le fanzine, la stampa alternativa, le cassette e locali successivamente, però diciamo l'humus veniva passato attraverso le cassette che venivano spedite per posta, attraverso delle riviste indipendenti sempre per posta, e di cui i genitori comunque quelli più grandi non erano minimamente a conoscenza, neanche la vedevano. Lo stesso fenomeno secondo me ce l'hanno i bambinetti, li chiamo così, e attraverso i canali loro, le chat eccetera. Ogni decennio c'è il tuo, sì. 70, 80, 90, e tutto va più veloce, naturalmente. Certo. Siamo andati proprio sul discorso bello tosto, siamo con la musica e il contenuto, nonostante uno anche quando è esageratamente allegra, no? O disimpegnata, come poteva essere anche negli anni 90 la house music, che ha preso, perché ha avuto gran successo, perché comunque la house di matrice americana era positiva, allegra, e la società non aveva grandi problemi, almeno nei primi anni 90. E quindi c'era questo nuovo boom economico, quindi No, ma è bello. Rispondeva, insomma, la voglia di divertirsi delle persone. Parlare con te, di a spaziare su tutto, è bellissimo. E mettiamo un'altra canzone? Un altro pezzo, perché siamo quasi a... Metti un altro pezzo. Allora, io metterei, allora, a questo punto, voglio mettere... una cosa di... sentire, grande? Allora... Siamo sempre... chiudiamo con... Praticamente siamo in chiusura, no? Quindi sì, quasi mancano 20 minuti. Sì, vabbè, allora, 20 minuti. Allora, ascoltiamo un paio di cose. Tirato giù, sì. No, siamo in diretta. Siamo al bar, dopo ci facciamo anche la bevuta. Siamo sempre in diretta. Allora in diretta. Allora, rimaniamo sempre in linea con la musica elettronica, con gli anni 80. Con la scena nord europea, tagliamo quest'altro brano che era Gamello, sempre di Marco Cucchia, che era andato in sottofondo, un brano dei Covenant, che è una band che a me piace moltissimo, che unisce base trance, intesa techno trance, o comunque con questo tipo di approccio, e un cantato in stile new wave con un accento cockney, che è in dialetto diciamo londinese. A voi. Covenant. Buon ascolto. We'll be right back.
siamo entrati in diretta, allora, sempre abbiamo, con Vincenzo. Sì, abbiamo messo prima un brano dei Covenant, mi piacciono molto. Torniamo indietro proprio alla metà degli anni 80, sempre una produzione stampata a Firenze dalla Contempo, World Domination Enterprises, che è quello che sta andando. Abbiamo abbassato i ritmi e praticamente siamo arrivati in conclusione. Siamo in chiusura, siamo con l'ultimo disco di Vincenzo, che ci ha offerto questa bella selezione, questa bella chiacchierata. Grazie a voi. Stasera siamo qui a ospitare anche di presentarti anche le prossime volte un ospite, sia con se faremo e altri con i giradischi, con i 1200 vinili, giradischi anche se c'è 1200, se riusciamo qua di fuori oppure troviamo una situazione, no, mettiamo la tendina, chiudiamo, mettiamo la tendina, non ci sarà che c'è una situazione, guarda, se tutto va bene, si hanno la permesso, lo facciamo di fuori. Ah, c'è anche la tendina, vedo, quello è il parasole. Sì, il parasole, no? Per il giorno. Per una, perché dopo ti abbronzi troppo, vedo, No, ma qui il sole non ci batte, siamo in mezzo agli alberi. Fuori. Il posto è molto bello perché siete tutto il parco. Cosa piove? Alle spalle c'è un bel bar fornito. Qui vedete persone che suppongo passano nella strada, passare. Se non piove, forse è perfetto, d'acqua, però. Questa radio su strada è veramente fantastica, bella. Siamo contenti che ti è piaciuta e ti ringraziamo ancora una volta, salutiamo tutti. Guardo, la telecamera è quella? Okay. Finalmente l'ho trovata. Vincenzo. Guardavo di qua e pensavo che era tutti gli amici che ci hanno sentito e mandato messaggi. Grazie a Carlo, grazie a Carlo Toto, Antonio Orso, Moreno Ballanti, Eusebio Belli, grazie, e gli altri, grazie, che magari non hanno mandato messaggi, grazie per la pazienza. E allora sempre noi siamo pronti per la nostra chiusura. L'annuncio io, consueta, nell'orecchio. Consueta. Ah, questo, pensate che Gigi, io l'ho conosciuto a Torino, veniva in piramide quando era giovanissimo, al Coco. L'ho conosciuto lì in un'occasione in un Ferragosto. Dopo a Torino, quando cominciò a fare il DJ, abbiamo dei prime armi. Sì, sì. Chiamiamo il campanone, quello che chiamavamo. E come no? Quando aveva i capelli lunghi? Il campanone me lo ricordo. Amor Tushu. Mettiamo per sì, forse, noi ce l'abbiamo pronta qua. E bene, e torniamo quindi... mio brano e chiudiamo con una hit. Quindi diamo una buonanotte a tutti, ci vediamo domenica prossima con un altro ospite. Un altro... Ringrazio Viceversa, il nostro DJ. Un applauso. Grazie ancora. Grazie. Sempre qui con Carlo Quondam e Ricky Tolomei. Vi diamo la buonanotte con la Moto Sure di Gigi D'Agostino. E vai. Illumina. Eccolo. Buonanotte a tutti, buonanotte, ciao! Ciao!